Ciao a tutti, il mio nome è Sara e benvenuti in questo reading vlog, il quale sarà un reading vlog un pochino strano perché infatti io è da molte settimane che non riesco a leggere un libro. Ho proprio avuto il blocco del lettore con il libro dell'amica geniale, il quarto volume, perché sì, prima o poi uscirà il vlog dove lo leggo, ma non so quando perché sono bloccata. Oggi però avevo un po' di tempo da perdere e sono andata in libreria e ho comprato due libri e mi sono accorta che entrambi li ho visti nei profili di due persone che seguo e che amo moltissimo, e quindi ho pensato di fare un vlog a riguardo, una specie di leggo i libri che consigliano i miei amici o una cosa simile, anche se non me li hanno veramente consigliati, ma sono appunto libri che ho visto nelle loro Insta Story. Il primo che ho scelto di iniziare è stato L'altra metà dell'amore di Susan Swan. Mi ha molto ricordato Bella Swan, ovviamente, che a dirla tutta era nella mia wishlist di Amazon per i libri del 2022, ma poi mi è tornato in mente quando ho visto le storie di Alessandro, ossia Coro Compagno, che appunto ne parlava. Quindi quando oggi sono andata in libreria ho detto aspetta, c'è quel libro lì che avevo pensato di comprare, che l'avevo visto sulle storie di Alessandro eccetera eccetera eccetera, e quindi sono andata a cercarlo e c'era solo questa copia, quindi ovviamente l'ho presa e ho iniziato a leggere questo libro. Oggi sono già a pagina 60, quindi sono veramente molto molto felice, perché appunto era da tanto che non riuscivo a mettermi giù e leggere, e anzi io e mia mamma stiamo guardando la serie TV Loki in preparazione per andare al cinema a vedere Multiverse of Madness, e ci mancano due episodi e mi ha detto vuoi che ne guardiamo uno stasera, e io ho detto no, voglio andare su a leggere. Questa è stata veramente la svolta per me, perché come vi dicevo è da un po' che non succedeva. Detto ciò, parliamo di questo libro. Di cosa parla? L'ho capito un po' a metà, nel senso che la nostra protagonista si chiama Mouse, ovviamente è un soprannome, la quale viene spedita in un collegio femminile. Sono gli anni 60, quanto dice la trama, ed è tutto ambientato in Canada. La nostra protagonista, da quello che viene descritto almeno in queste prime 60 pagine, è un po' particolare perché ha una differenza, diciamo, fisica, perché infatti ha una gobba sulla schiena, ma è anche una persona molto timida, riservata, sembra quasi scostata un po' dalla realtà in questo momento, queste prime pagine, o comunque in un mondo un pochino tutto suo. Onestamente poi dalla copertina sembra che ci sia un amore saffico, però non ho idea se veramente succederà, perché per adesso non c'è stato nessun riferimento a ciò, tranne qualche frase che però raga non lo so. Inizio a sentire caldo con questa cosa qui, ma prima ho avuto un attacco di freddo. Comunque dovete sapere tra l'altro che probabilmente la cosa che più mi sta piacendo di questo libro è il fatto che sia ambientato in un collegio femminile, perché infatti io sono molto fan di tutto ciò che ha a che fare con le scuole private, penso che sia uno dei miei cliché preferiti, quindi sapere che il libro comunque è ambientato lì mi piace già terribilmente. E poi piccola cosa da dirvi, penso di avere già una mini crush per un personaggio, ossia Tori, non so bene perché, forse perché è stata gentile, anche questo è molto probabile. E ultima cosa prima di andarmene, vorrei mostrarvi una cosa di cui sono molto proud, ossia la mia maglietta. Un attimo che vi sposto così da mostrarvela bene. Chi è fan della Marvel, chi mi segue sa che io amo Ant-Man, e ho comprato questa maglietta con scritto I didn't choose the bug life chose me. Io sono tanto tanto felice di averla. Io e la protagonista di questo libro abbiamo una cosa in comune, perché anch'io quando andavo più o meno alla scuola media ho avuto un periodo in cui ero ossessionata con il presidente Kennedy, ma letteralmente per nessuna ragione, non sapevo praticamente nulla di lui, però mi piaceva tantissimo, mi piaceva tanto il suo nome, il suo cognome e un po' lui come persona, e quando pensavo al suo omicidio mi sentivo triste, però non sapevo chi fosse, oltre al fatto che fosse un presidente americano, mentre la protagonista ovviamente lo conosce un pochino di più, ovviamente non di persona, però comunque sa chi è, sa la sua storia. Io ho scoperto oggi leggendo questo libro che Kennedy aveva una figlia di nome Caroline, quindi è molto bene. Oggi pomeriggio mi sto prendendo una piccola pausa dallo studio e sto andando avanti con L'altra metà dell'amore, dove sono arrivata a pagina 156, quindi sono praticamente a metà del libro, e per adesso vi devo dire mi sta abbastanza piacendo, anche se si è parlato di un argomento che a me sta molto a cuore in una maniera un po' vecchia o comunque con determinati stereotipi, però posso comprenderli perché questo libro è stato pubblicato per la prima volta in inglese nel 93, quindi ovviamente c'era una disinformazione enorme rispetto ad adesso. Non dico che sia giustificabile, però comunque posso comprendere perché ci fosse della disinformazione all'interno di questo libro, ma voglio anche vedere poi come va avanti, cioè se questa disinformazione è data solamente in quel momento perché letteralmente non si capiva quello che stava succedendo, e poi magari andando avanti con il libro cosa migliora, oppure se continuerà a essere così. Onestamente non mi immaginavo questa tematica, che si capisce un po' anche da questo coso qua, però non voglio spoilerare, però per adesso mi sta comunque interessando. Al tempo stesso però sono un po' confusa, non so neanche spiegarvi bene come, ma l'importante è andare avanti e capire e vedere se è bello. La cosa che decisamente ho di più di questo libro è la grassofobia. Ci sono tantissime scene dove vengono descritte queste ragazze grasse in una maniera un po' terrificante, e soprattutto c'è stata una descrizione dei seni di una ragazza grassa. Questa descrizione
descrizione non mi è per niente piaciuta, cioè è la verità, assolutamente sì, però è proprio il modo in cui viene descritto di cui non sono proprio una fan. Ieri sera sono arrivata a finire la prima parte di questo libro, sono quindi più o meno a pagina 200. Diciamo che il tema principale del libro, secondo me, a questo punto è la mascolinità tossica, o comunque come è vista la mascolinità. Andando avanti, il libro mi ha fatto un po' ribrezzo da questo punto di vista, perché si vede veramente una mentalità molto chiusa, molto ottusa, che ha a che fare con che cosa vuol dire essere uomo, e si vede proprio anche la visione femminile di cosa vuol dire essere un uomo, che però comunque è una visione molto antica, perché comunque il libro è ambientato negli anni 60, quindi ovviamente non è la stessa visione dell'uomo come genere possiamo avere noi nel 2022, che per quanto possa essere diversa da persona a persona, comunque penso che la maggior parte delle persone non pensino che l'uomo deve essere per forza virile, nel senso che deve ammazzare persone o cose per essere considerato uomo, o che un uomo non possa piangere. Cioè, spero che questa sia una visione comune per le persone che mi seguono, però appunto c'è una visione molto antica, molto anche ristretta di cosa vuol dire essere uomo, che da una parte è molto interessante da leggere, però dall'altra parte fa un po' ribrezzo, perché dici: cavolo, che è successo? Come mai questa era la visione? Perché era sbagliato? Insomma, ti porta a ragionare moltissimo. Quindi da una parte mi sta molto piacendo, dall'altra un po' meno. In generale, per quanto riguarda il libro, lo sto trovando molto interessante proprio per queste tematiche, e anche per le reazioni da parte della protagonista riguardo a determinati avvenimenti o comportamenti all'interno di questa scuola. Però mi chiedo: che cazzo c'entra la copertina? Perché letteralmente io pensavo che questo qua fosse un libro saffico. C'è una coppia saffica, però non è questo l'intento del libro, secondo me. Cioè, io sto continuando ad aspettare che arrivi una coppia saffica, però so che non arriverà, non capendo la copertina, che penso sia presa dal film. Però, cioè, raga, in che senso? Cambiate la copertina, perché non ci sta per niente. Sono al lavoro di mia madre, che la sto aspettando perché esca dal lavoro. Nel frattempo finisco il mio bubble tea e vado anche avanti con il libro. Non ho molto tempo per leggere, però inizio la seconda parte, che è a pagina 207. Vediamo un po' come andrà avanti questa storia, anche se una parte comunque viene già spoilerata all'inizio del libro, però voglio vedere come si arriva a quel determinato punto. Sfortunatamente mi sono resa conto di una cosa, cioè che la me stessa, quando avevo 10, 11, 12 anni, forse anche fino alla fine delle medie, è molto simile a Polly, che penso sia il personaggio che più non mi piace. Non ero simile a lei in toto, ero molto più calma, però la cosa mi disturba assai. E devo anche dire che ci sono un sacco di sottotrame in questo libro di cui sarebbe molto interessante parlare, solo che non posso farlo senza fare spoiler. Per esempio sul tema della famiglia proprio non convenzionale, del rapporto che la protagonista ha con la sua matrigna e molto altro. Quindi se l'avete letto, assolutamente un commento qua sotto, che ne parliamo. Un altro tema interessante che si potrebbe trattare all'interno di questo libro è sicuramente il rapporto che la protagonista ha con il padre, che è un rapporto molto assente dato dal lavoro del padre, il quale fa il medico. E all'interno del libro questa cosa sembra quasi giustificarsi, perché altri personaggi la giustificano del tipo: non ti sta molto dietro perché è un medico, perché deve fare il suo lavoro. E per quanto possa essere vero, credo che se una persona ci tiene, in qualche modo proverebbe a trovare del tempo per te nonostante il lavoro, la stanchezza e tutte le cose che ci possono essere dietro. Però magari sono io che non capisco, perché non ho un genitore o un parente che fa il medico, o comunque ha un'occupazione all'interno della sanità, e quindi non posso capire la montare di lavoro e di stress e di soprattutto tempo che non possono dedicare alla propria famiglia. Tra l'altro non mi ero nemmeno accorta che c'era anche una terza parte che sto per iniziare adesso, e sono praticamente alla fine del libro, perché mi mancano meno di 50 pagine. Ieri sera ho finito di leggere L'altra metà dell'amore. Non vi ho detto subito la mia recensione perché tutti già dormivano, ma gli ho dato 2 stelline su 5, anche se inizialmente erano 3. Poi mentre scrivevo la recensione sono diminuite, e ciò perché non credo di aver interamente capito di cosa parla questo libro. Perché infatti vengono messi un sacco di argomenti che però non vengono effettivamente spiegati al 100%. Infatti dalla trama che si legge si poteva capire che forse questo era un murder mystery, ed era anche così comunque dalle prime pagine. Ma non è un murder mister, oppure si può pensare che è un libro LGBT, ma secondo me non lo è. È semplicemente un libro che fa una critica alla mascolinità e che parla dell'invidia del pene, del voler essere uomini quando in realtà si è delle donne, però senza effettivamente parlare dell'essere transgender. Comunque vi lascio sempre la mia recensione su Goodreads, che non è lunghissima, che però ho proprio scritto appena ho finito il libro. Lo so, sono sempre qua con il mio cuscino di Capitan America, ma sto ufficialmente leggendo il secondo libro per questo vlog, che ho visto tantissimo nelle storie di French Loves Books, che è una persona che io adoro veramente tantissimo e che vi consiglio di seguire su Instagram. Lei ha parlato di questo libro veramente tanto, credo
o l'anno scorso o all'inizio di quest'anno, e ricordo benissimo le storie in cui sclerava letteralmente su questo libro. Quindi quando l'ho visto in libreria ho detto no, vabbè, io di lei mi fido, quindi ho deciso di comprare questo libro, che è Vita Nostra di Marina e Sergei, ora sicuramente sbaglierò il cognome, Diachenko. Sicuramente mi sbaglio, quindi correggetemi la pronuncia. Non ho mai letto libri di autori ucraini, che io sappia almeno. Sono molto emozionata per questa prima lettura e niente, direi di iniziarlo. Tra l'altro, raga, non per dire, ma a me la copertina piace veramente tantissimo. Ovviamente non vi ho spiegato la trama perché non me la ricordo nemmeno io, però credo che sia un fantasy. Io in realtà non leggo tantissimi fantasy perché diciamo che ho delle aspettative molto alte e molto spesso mi annoiano, però mi ricordo che questo dalla trama mi aveva subito ispirato tantissimo. Ho ufficialmente iniziato la prima parte e la prima pagina mi ha subito stupito, perché questo libro inizia come se già il discorso fosse iniziato, perché letteralmente la prima frase è questa: punto punto punto. E i prezzi erano indecenti. I prezzi di cosa? Cioè, aiuto, mi ha fatto molto molto strano iniziare un libro così, però è interessante. Sono arrivata a pagina 50 di questo libro ed è super strano, però mi ha preso tantissimo. In queste prime 50 pagine c'è la nostra protagonista, il cui nome è Saska, sicuramente non si legge così, quindi correggetemi se sbaglio, la quale viene intercettata da un uomo che lei definisce uomo oscuro, che le dice di fare determinate cose però un po' strane. In cambio lei riceve queste monete, però non si è ancora capito a cosa servono queste monete, chi è questo uomo e perché lei deve per forza fare queste cose strane per ricevere le monete. E io voglio saperlo, quindi sto continuando a leggere. Spero non si senta troppo il rumore delle persone fuori, ma ho la finestra aperta perché inizia a fare caldo finalmente dopo un paio di giorni di pioggia. Comunque non siamo qui per discutere del meteo, ma siamo qui per parlare di Vita Nostra, del quale sono ormai arrivata a pagina 133. La cosa che mi disturba tantissimo è che questo libro in realtà non ha dei capitoli, ma è solamente diviso in parti, quindi mi fermo sempre quando cambia, diciamo, il paragrafo e c'è quello spazietto dove quindi cambia la scena. Ciò mi disturba molto, raga, perché io detesto i libri fatti così, perché non mi dà un senso di hai letto 2, 3, 4 capitoli. Vabbè, comunque è una cosa mia. Per quanto riguarda il libro in generale, mi sta piacendo veramente tantissimo, e ne sto parlando anche con Francesca, la quale effettivamente ha esposto nel migliore dei modi come mi sono sentita per adesso riguardo a questo libro. Infatti la nostra protagonista, dopo quello che vi ho detto nelle scorse clip, lei che fa queste robe, escono le monete eccetera, viene ammessa in una scuola che però non è una scuola normale, anzi è una scuola particolare, perché si chiama Istituto di Tecniche Speciali. A pagina 133 posso dirvi che cosa studiano queste persone che stanno a questo istituto? Assolutamente no. Ma appunto, come mi ha detto Francesca, non si capisce bene quello che studiano, però vorresti essere anche tu all'interno di questa scuola. Ed è assolutamente vero, perché io, se domani mi chiedessero di fare queste prove, probabilmente sarei un pochino riluttante, però se mi dicessero potresti andare in una scuola tecniche speciali, probabilmente direi sì, ok, ci siamo, andiamo, evviva. Però vi dico la verità che io spero di capire che cavolo studiano questi tipi. Si scoprirà forse negli altri volumi, boh, chi lo sa, perché sì, ho scoperto che questa è una serie e maledetta me quando ho voluto prendere questo libro, perché questa è una cosa a cui ho pensato molto e negli ultimi anni. Fatemi sapere se anche per voi esiste questa sensazione all'interno di voi, ma è da un po' che io mi sono resa conto che le serie non fanno più per me. Quando ero adolescente ero felicissima se un libro faceva parte di una trilogia o una serie, adesso la cosa un po' mi stanca. Da una parte non ho voglia di spendere soldi per una serie, dall'altra mi scoccia aspettare, e poi soprattutto ho veramente paura di dimenticarmi e di dover poi tornare a leggere i libri precedenti, quindi solitamente aspetto che una serie sia finita per leggerla, così da poter avere tutti i libri e in caso io li legga in ritardo dico Sara la colpa tua non è colpa degli editori che non li pubblicano. Quindi un po' mi sono maledetta quando ho scoperto che questo libro faceva parte di una trilogia, se non sbaglio, soprattutto perché per ora è solamente uscito questo, nonostante i libri non siano recenti, se non sbaglio sono degli anni 90 o i primi anni 2000, quindi mi toccherà aspettare. Questo mi mette un po' di angoscia, però a parte questo mi sta piacendo, non pensate che non mi stia piacendo perché ho scoperto che è una serie, assolutamente no, mi sta molto piacendo e infatti ora vado avanti a leggerlo. So che l'ho già detto più volte, ma sicuramente dirò i nomi in modo sbagliato perché non sono molto informata sulla pronuncia russa. Sta di fatto che volevo anche informarvi che ovviamente sono caduta nel cliché della mia vita, perché se non lo sapete, io in ogni libro che leggo il mio personaggio preferito, comunque quello che mi piace di più, è sempre il migliore amico della protagonista. Io vi giuro che non so per quale motivo sia così, ma è sempre così. Ditemi un libro qualsiasi che ho letto e sicuramente o quasi sempre mi piace il migliore amico della protagonista. Se il protagonista è un maschio, solitamente mi piace il protagonista, ma questo è un altro discorso. Infatti la nostra protagonista ha incontrato, comunque ha fatto molto amicizia con un ragazzo che si chiama Kostia. Per questo video lo leggeremo in tal modo perché non so in che altro modo leggerlo. Questo Kostia ci è stato poi
poco, però sappiamo già cose sul suo passato e un po' chi è lui come persona. E onestamente, se fossi lì, avrei una crush per lui nonostante tutto. Ho fatto la clip precedente prima di leggere una parte del libro che mi ha fatto stare letteralmente così: che cazzo ho appena letto? Non so cosa ho appena letto, non ho capito se quello che ho letto mi è piaciuto. Sta di fatto che l'ho letto e ora non posso che non andare avanti, perché devo capire cosa ho appena letto, perché raga, non capisco niente. Però in maniera positiva, mentre mi preparo per andare a letto, vi dico che devo assolutamente ringraziare il mio amico Stefano, il quale fa russo e mi ha aiutato con i nomi dei personaggi del libro. Infatti ho scoperto che il nome della protagonista non è Saska, come lo pronunciavo io, ma si legge Sasha. E poi mi ha tradotto anche il suo cognome, ma già non mi ricordo più come si pronuncia, come anche il nome di un altro personaggio. Non mi ricordo più niente. Sta di fatto che io ora continuerò ad andare avanti con la lettura e il mio obiettivo sarebbe quello di finire la prima parte, che mi pare sia a pagina 200 circa. Raga, ma che cazzo sta succedendo? Non capisco, quindi avanzo. Ho appena letto una scena che mi ha fatto un po' schifo, non del tipo io che schifo, più che altro dal punto di vista etico-morale. Vorrei che la smettessimo di trattare la verginità delle donne come qualcosa di estremamente importante cui dobbiamo sbarazzarci subito. Come avete visto, sono stata in treno oggi, perché infatti sono andata a Bologna per un concerto, più che altro all'andata ma anche un pochino al ritorno. Sono andata avanti con il libro, inizia a diventare tutto molto più strano e inizio a non capire. Tra l'altro mio padre mi ha fatto una mini lezione di storia, perché praticamente la scuola in cui va la protagonista è in via Sacco e Verzetti, probabilmente non è questo il nome, comunque questi due personaggi che sono famosi, che io però non conoscevo, e speravo che questo sarebbe stato un indizio per il libro, ma non credo che sarà così. Non voglio nemmeno sapere da quanto tempo non aggiorno questo vlog e mi scuso già in anticipo per i rumori fuori dalla finestra. Comunque, se vedete un setting un pochino diverso è perché sono al mare. Sono qui da 3 giorni, credo ormai, ma ieri è successa finalmente una cosa bellissima, cioè ho continuato a leggere Vita Nostra, perché infatti ero andata super in blocco del lettore, non a causa del libro ma più che altro a causa degli esami e della sessione, insomma tutte quelle cose lì che ovviamente sono collegate al fatto che non avevo molto tempo per leggere, quindi non ho più continuato il libro. Ma ieri in spiaggia sono un pochino andata avanti. In realtà non ho molto di cui aggiornarvi, perché quel libro continua a essere molto nonsense, però al tempo stesso molto interessante, perché non sai mai cosa succederà nella pagina successiva, perché sembra tutto così tanto assurdo. Sto un pochino iniziando a voler prendere a pugni la protagonista, perché è un po' rincoglionita in certi momenti, però in questi giorni voglio assolutamente continuare la lettura e onestamente anche finire quel libro, così da finire anche questo vlog, ma anche perché ormai quel libro lì me lo porto dietro da 1 mese e mezzo, forse 2 mesi. Sono finalmente in spiaggia e sto andando avanti con Vita Nostra e il libro si sta facendo sempre più strano, perché praticamente quello che è appena successo mi ha fatto dubitare molto sulla sanità mentale della protagonista e di cosa effettivamente lei stia facendo, perché fino a questo momento nel libro non si è capito che cosa stanno studiando questi tipi, cioè stanno studiando magia nera? È possibile? Non si sa, perché letteralmente non viene spiegato, eppure la protagonista continua comunque ad andare in questa a scuola a imparare cose super mega strane. Il libro però in sé mi sta molto piacendo, perché nonostante la sua stranezza ti invoglia sempre di più ad andare avanti, però ho paura fino a dove arriveranno le stranezze. E soprattutto, se non sbaglio, Francesca mi ha anche detto che il finale del libro è un po' what the fuck, e forse ho un pochino in mente come potrebbe finire il libro, nel senso in che punto della storia, però staremo a vedere. Sta di fatto che mi manca veramente veramente poco. Comunque nel frattempo vi faccio anche vedere il mare, così faccio invidia a qualcuno di voi. E lì c'è il mio libro che è stato tutto impantanato con la crema solare che avevo sulle mani. Non so se qui si vede dallo schermo la grandissima macchia di crema solare. E ufficialmente sono anche arrivata, non si inquadra, alla terza parte, che insomma è quasi alla fine del libro. Buon ultimo giorno per questo vlog, perché oggi sicuramente finirò di leggere il libro, siccome mi manca solamente quella parte lì che volevo in realtà finire ieri sera dopo cena, però ero talmente stanca raga che veramente non ce l'ho fatta, stavo addormentando mentre leggevo. Però voglio comunque farvi un piccolo aggiornamento, perché quest'ultima parte del libro è stata veramente molto interessante, anche se ovviamente non ho capito niente, perché il libro un po' è così. Però diciamo che un po' si è capito quello che effettivamente stanno insegnando, senza però far capire al 110%. È però un concetto molto interessante, e più ci penso più vorrei sapere anch'io cosa sono, però non posso auto
diagnosticarmi quello che sono. Cioè non è come le case di Hogwarts o le fazioni di Divergent che puoi dire sì, penso di essere un erudito. No, qua veramente te lo devono dire loro, però non so come, non penso neanche che io sarei una prescelta. Quindi vabbè, quello è un altro discorso. Sta di fatto che si è fatto molto interessante e tra l'altro mi è super partita la ship, perché in realtà, raga, io la ship già ce l'avevo, però all'inizio sembrava che questi due non andassero. È successo un casino e vabbè, succede, ma adesso la ship mi è tornata, raga, e non so cosa fare perché tanto so che non si avvererà. Quindi va bene, adesso studio un po' e poi durante la pausa vado avanti, mi leggo quelle ultime 40 pagine che mi mancano. Sono in pausa dallo studio, quindi finalmente torniamo alla lettura di questo libro, di cui come vedete mi mancano pochissime pagine. Infatti sono a pagina 495 di 510, neanche 10 pagine. E una cosa che assolutamente volevo dire di questo libro, che mi sta piacendo davvero tantissimo, è come siano 500 pagine, però una cosa bellissima che fa è che crea ovviamente delle problematiche che devono essere risolte all'interno del libro. Sta passando la rotina veramente, raga. Comunque dicevo, ci sono ovviamente delle problematiche che però non vengono risolte alla fine del libro, o comunque rimangono irrisolte. Sono delle problematiche che vengono risolte praticamente subito, e quindi ciò dà la possibilità al libro di avere diversi colpi di scena e di lasciare veramente pochissime cose inspiegate. E secondo me gli autori sono anche stati molto intelligenti a non lasciare dei buchi di trama o cose che ti fanno dire ma perché non hanno fatto questa cosa che era così ovvia. Vi faccio un esempio: a un certo punto la protagonista aveva dei problemi ad ascoltare un CD e doveva ascoltare solamente la prima traccia, però lei per sbaglio più volte va avanti ad ascoltare le tracce, al posto di ascoltare solamente la 1 magari le ascolta fino alla decima. E io a un certo punto ho pensato, ma che cazzo, perché questi qua non le danno un CD per ogni traccia così lei non si sbaglia più? E uno dei personaggi ha detto esattamente questo. E in altri libri succedono cose simili e a nessuno viene in mente, tranne che alle persone che poi leggono il libro e che dicono raga, ma si poteva fare così, molto più semplice. E invece qua spiegano, sono abbastanza coerenti con moltissime cose tranne con quello che questi ragazzi studiano, perché ancora non si è capito ovviamente. Mi mancano 3 pagine e c'è stato un colpo di scena che non so se ho capito, perché non si capisce niente, però allo stesso tempo è molto interessante, cioè what the fuck. Io così da 2 minuti, perché non riesco ad andare avanti a leggere, perché che cazzo sta succedendo, io ancora non l'ho capito. E per fortuna che c'è Francesca, che poveretta si deve ascoltare i miei audio dove sclero. Ho l'ultima pagina da leggere, ma il tutto è stato, non so nemmeno spiegarlo, ma è stato assurdo. Non posso davvero farvi vedere quello che c'è scritto in quest'ultima pagina, però sappiate che ho finito il libro. Scusate i rumori di sottofondo se li sentite, ma ho scritto la mia recensione per Goodreads, adesso la pubblico e ne parliamo insieme. E dopo aver scritto la recensione, mentre vado a mettere in camera il libro, vi dico un pochino cosa ne penso, anzi vi appoggio anche qua, che devo dire è un bel setting per provare a parlarvi razionalmente di questo libro e darvi più o meno una recensione. Per me è molto complicato, perché questo libro è molto complicato di per sé, perché infatti, come ho detto più e più volte all'interno di questo blog, non sempre si capisce quello che insegnano in questa scuola, in questo istituto, o comunque quello di cui si sta parlando. Però ciò che veramente ha catturato secondo me è stato proprio lo stile di scrittura e come le varie cose che succedevano venivano presentate all'interno del libro, perché ti facevano venire voglia comunque di provare a capire, nonostante io per esempio già sapessi che non si sarebbe capito niente. E poi raga, al finale, cioè no, per favore raga, al finale! Io li amo i finali aperti, però vi devo dire la verità, questo qua potrebbe essere uno dei miei preferiti in assoluto, perché non si è capito un tubo e sto aspettando che Francesca mi risponda e che mi dia le sue teorie, perché veramente io non ho capito un tubo. Le mie cose preferite di questo libro sicuramente sono state quella cosa che vi spiegavo prima, del fatto che c'è un problema e il problema viene subito risolto, e questo dà la possibilità di avere diversi colpi di scena, plot twist eccetera. D'altro canto, una cosa che ho sicuramente molto apprezzato sono stati i personaggi, perché per la maggior parte credo siano tutti personaggi molto grigi, per i quali da una parte vuoi lottare, ti fare per loro, dall'altra parte però ti rendi conto che non sono proprio al massimo come personaggi dal punto di vista più che altro morale. Però è stato secondo me bellissimo vedere tutti questi personaggi grigi, di cui però io non riuscivo a smettere di leggere, cioè io volevo sapere cosa succedeva alla protagonista, cosa succedeva a Costia, cosa succedeva a tutti. Probabilmente una delle mie letture preferite di quest'anno. Avendo finito questo libro, però vuol
vuol dire che ho finito anche questo vlog, tra virgolette, finalmente, perché ci sto andando avanti da un bel po'. So che ho letto solamente 2 libri, però ultimamente non riesco a fare di più. Vi ricordo di seguire sia Alessandro che Francesca su tutti i loro social, perché nonostante il voto che io ho dato a un determinato libro, non significa che le loro opinioni siano più o meno valide. Dovete comunque seguirli perché sono delle persone fantastiche. Un piccolo update è che finalmente tornerò a leggere adesso l'ultimo libro dell'amica geniale, quindi quel vlog uscirà sicuramente presto o comunque prima della fine dell'estate. Però per il video di oggi è tutto. Fatemi sapere se avete letto questi libri, cosa ne pensate, se volete leggerli. Fatemi sapere, insomma, quello che volete. Noi ci vediamo presto per un nuovo video e bye.